Amici di Calcio Napoli 24, ritroviamo, siamo qui all'interno di Buongiorno Di Maro, sono le 11.04, vi proponiamo quella che è la seduta di allenamento di questa mattina, Napoli che appunto si sta allenando, Simone Guadagno, in questo 20° giorno di allenamento, da un momento all'altro ci è stato detto che potevamo riprendere gli allenamenti, allora noi siamo subito entrati in tribuna stampa. Sì, esattamente proprio così, 20° giorno qui sul terreno di gioco di Carciato, il Napoli si allena anche questa mattina, tanto caldo, tanto sole qui a Di Maro Folgarida, è iniziato da poco l'allenamento mattutino agli ordini di Carlo Ancelotti. Gli azzurri in questo momento stanno sgranchendo le gambe, stanno attivando i gruppi muscolari. Eh sì, perché c'è stato prima un lavoro in palestra, no? Abbiamo visto il consueto lavoro in palestra e poi successivamente all'interno del campo di gioco da pochi propri istanti è cominciato il lavoro di riscaldamento sul campo. Non sono sicuro, magari ci può dare una mano il nostro Gianni Orefice, in palestra sulla cyclette, se non vado errato vedo Gianluca Gaetano. Dovrebbe essere lui, perché non vedo la solita chioma bionda in campo. Quindi potrebbe essere il giovane centrocampista del Napoli, ormai dobbiamo definirlo così, no Simone, centrocampista? Sì, ormai questo è stato un ruolo nuovo cucito gli addosso proprio da mister Carlo Ancelotti, che l'ha provato nelle prime amichevoli estive qui in Trentino Alto Adige, ma l'ha provato in quella posizione soprattutto nei 20 giorni visti finora. Praticamente Gianluca Gaetano ha sempre operato in quella zona del campo. È Gianluca Gaetano, preciso e puntuale il nostro Gianni Orefice ce lo sta mostrando, lui sta facendo un po' di scarico sulla cyclette, perché Simone, ieri lui e Alex Meret hanno giocato praticamente l'intera partita. Sì, esattamente, lui e Alex Meret sono scesi sul campo di gioco per tutti i 90 minuti. Gianluca Gaetano ancora una volta è stato promosso da Carlo Ancelotti. Mi chiedevo in un primo momento il perché, viste le sue prestazioni comunque non sono state poi chissà quanto convincenti. Anche ieri cercava sempre quel dribbling di troppo, perché lui ce l'ha nell'animo, ce l'ha nel sangue. È un calciatore che ama stare sotto porta, ama saltare l'avversario, andare all'uno contro uno e poi tirare in porta. Ieri non gli è riuscito. Ho avuto la sensazione che facesse sempre un dribbling di troppo e in più di un'occasione poi ha perso palla ed è stato strigliato proprio da Carlo Ancelotti. Mi chiedevo, stavo dicendo, come mai Carlo Ancelotti gli avesse dato un'ulteriore chance. La risposta poi me la sono data nel corso delle ore, perché il Napoli è corto in quel reparto, non ha calciatori da mettere in campo proprio in quella zona del terreno di gioco, e quindi credo che sia stata un'ulteriore prova per provare ad abituare, perdonami il gioco di parole, per provare ad abituare il calciatore ad operare in quella zona del campo. Quindi io penso che Carlo Ancelotti abbia detto: faccio giocare Gianluca Gaetano ancora una volta per fargli capire come si gioca in quel ruolo. Allora, nel frattempo il gruppo è sul terreno di gioco e sta facendo Torello tutti insieme. Adesso al centro ci sono Tutino, Gulam e Vlad Kirikesh. Poi c'è Hubert Idasiak, che invece sta facendo allenamento specifico con il preparatore dei portieri Nista. Sul terreno di gioco non ci sono né Meret e né Carnesis, e in più Lorenzo Tonelli, che è sceso in campo inizialmente e si è diretto in palestra, ha fatto rientro negli spogliatoi, come puntualmente hanno evidenziato. Ah, intanto ecco Carnesis, ecco Orestis Carnesis che sta andando in palestra. Come dicevo, hanno subito evidenziato Simone Scala e Manuel Guardasole nella diretta testuale. Sì, esattamente. Esattamente. Ciro, voglio farti una domanda. Secondo te perché Orestis Carnesis si allena ancora a parte in palestra? Ma guarda, lo sai, me lo sono chiesto anche io, anche perché lui ha iniziato il ritiro con il gruppo. Poi ci sono stati quei 2-3 giorni di assenza. Esatto. E da quando è tornato con il gruppo non si è più allenato. Ieri era in panchina nella gara amichevole, però non è entrato né Idasiak né ovviamente è entrato lui. Non lo so, potrebbe avere qualche problema fisico, posso immaginare che possa essere questo, però non è dato saperlo in questo momento, perché non abbiamo avuto riscontri in un senso o nell'altro. Non credo onestamente possa essere una scelta di mercato. No, penso assolutamente non sia così.
anche perché il Napoli in quel reparto, nel reparto dei portieri, pare non voler operare, perché abbiamo Spina, abbiamo Meretto, abbiamo Carnesis, abbiamo tanti giovani che abbiamo visto aggregati in questi giorni qui a Di Maro Folgarita, quindi mi sembrerebbe quasi assurdo pensare che il Napoli possa andare a rimpinguare proprio quella zona di campo. Ricordiamolo, Orestis Carnesis è stato assente per circa un paio di giorni perché era volato, così come poi hanno fatto anche tanti altri calciatori, era volato prima a Roma e poi in Grecia in compagnia del compagno di nazionale Kostas Manolas, perché il Napoli partirà per la tournée per gli Stati Uniti, quindi c'erano stati alcuni intoppi burocratici, alcuni problemi col visto, quindi insomma era andato a risolvere queste questioni. Come dicevi tu, da quando è tornato non si è praticamente mai allenato, qualcuno parlava di qualche piccolo problemino fisico alla schiena, insomma magari lo scopriremo in questi ultimi giorni di ritiro estivo, perché è davvero curioso capire poi cosa gli sia accaduto realmente. Allora, nel frattempo è terminata la diretta sulla nostra pagina Facebook, proseguiamo ovviamente in TV sul canale 296 e attraverso il canale YouTube di Calcio Napoli 24. Simone Guadagno, parlavamo prima all'esterno del campo comunale, che inizialmente, lo sapete, non era prevista appunto la ripresa degli allenamenti, e parlavamo anche di quello che, soprattutto parlavamo di quello che era il match di ieri, un match che a detta di tutti doveva appunto portare a qualcosa in più, quantomeno nei limiti appunto del possibile nel punteggio, e invece purtroppo è arrivato un pareggio che ha sconfortato i tanti tifosi che si sono anche lamentati del prezzo dei biglietti, come dicevi tu. Ma c'è una nota positiva nel match di ieri? Cioè, c'è un calciatore che ti ha colpito in positivo nel match di ieri e che magari dici: guarda, quello ha giocato bene, quello ha meritato un voto alto? Beh, guarda, io risulterò forse impopolare, ma quello che mi è piaciuto di più ieri è stato Simone Verdi, che è in uscita e a un passo dal Torino, potrebbe andare via da un momento all'altro e potrebbe abbandonare il ritiro già nelle prossime ore. Il Torino è in pressing su di lui, la squadra che più vuole prendere il cartellino del calciatore ex Bologna. Ricordiamoci, aveva provato anche la Sampdoria ma è rimasto defilato. Simone Verdi, che ormai non è più una sorpresa di questo ritiro, è certamente fra gli azzurri che hanno maggiormente brillato nelle tre amichevoli estive, viste qui al campo di Carciato, doppietta contro il Feral Pisalo, gol e assist ai danni della Cremonese, e tante ottime giocate viste e messe in atto anche durante le partitelle degli allenamenti. I piedi buoni ce li ha, questo lo sappiamo, bravo col sinistro, bravo col destro, sa fare gol praticamente in qualsiasi modo. A Napoli purtroppo non abbiamo avuto modo di apprezzare queste sue doti, ma insomma io credo che i suoi siano due piedi da tenersi belli stretti, e credo che poi possa essere per la prossima stagione uno dei rimpianti di questa gestione di Carlo Ancelotti. Nel frattempo continuiamo a vedere la seduta di allenamento, stiamo in questo momento continuando a seguire il Torello che c'è sul terreno di gioco, Torello che vede al centro adesso Luperto con Simone Verdi, i due calciatori a caccia del pallone, Gulam al volo, Zilischi, poi c'è Vlad Kirikec, ecco, i calciatori si divertono un po', anche un po' di scarico in questa seduta, Simone, perché ieri si è giocato questo match, quindi è giusto che questa mattina non si vada a caricare tanto sulle gambe proprio per il peso del match di ieri. Sì, esattamente, sarà un allenamento di scarico per poi mandar via tutte quelle scorie accumulate dalla gara di ieri, che ricordiamo è stata comunque una gara dispendiosa, alcuni calciatori hanno giocato tutti 90 minuti, è vero tante sostituzioni, Malcui ne è uscito acciaccato dalla gara. Sì, vogliamo dare qualche aggiornamento su Malcui? Beh, guarda, Malcui ieri nel secondo tempo era uscito per quello che sembrava essere un infortunio muscolare, aveva un raggiunto risentimento inizialmente, esattamente. Da come si evinceva dalla natura dei suoi movimenti, il suo sembrava essere un risentimento muscolare. Al momento il Napoli non ha ancora fornito un bollettino medico ufficiale. Sì, è vero. Però lui comunque non è in campo. Esattamente, questo proprio. Non è questa mattina in campo, magari nelle prossime ore ci sarà un comunicato
che potrà sollevare ogni tipo di dubbio. Un nostro amico ci chiede se oggi ci saranno gli allenamenti di pomeriggio. Certo, ci sarà l'allenamento pomeridiano alle ore 17.30, prima però alle 16.30 ci sarà la conferenza stampa di mister Carlo Ancelotti, che chiuderà il ritiro. No, non lo chiuderà il ritiro, perché domani ci sarà poi la presentazione di Elmas, il centrocampista arrivato dal Fenerbahce, che verrà presentato alla stampa nel teatro qui a Di Mauro Folgari. Sì, sì, esattamente. C'è tanta attesa per quella che è la conferenza di presentazione del calciatore macedone del ormai ex Fenerbahce, che ricordiamo non è qui a Di Mauro. Andrà a risolvere alcuni problemi burocratici e poi si aggregherà di nuovo alla squadra proprio in occasione della sua presentazione. Nel frattempo però potremmo goderci la conferenza stampa di chiusura del ritiro, se così possiamo definirla, di Carlo Ancelotti. Immagino già quali possono essere le domande per il tecnico azzurro. Io forse un pensiero ce l'ho. Io ne ho due. Tu che dici? Due? Uno che gioca proprio davanti e uno che gioca alle spalle. Io uno più prettamente legato alla rosa, sì, che è sicuramente lo stesso pensiero tuo, e un altro poi, in vista del campionato, credo che la domandina sulla Juventus sarà proprio una delle prime, guarda. Eh sì, potrebbe effettivamente essere così. Nel frattempo prosegue il Torello, mentre Ida Ziak lavora da solo con i preparatori dei portieri, lavora appunto con i piedi in questo momento. Alle spalle di Ida Ziak, sulla vasca di sabbia, c'è il giovane Gaetano, che sta facendo un po' di spazio anche lì con il preparatore. Ecco, sta potenziando un po' forse le gambe, scarico, non so, comunque equilibrio, vedo che comunque cammina spingendo verso il basso, questa impressione, guarda, fa un passo, sì, e spinge verso il basso, quasi ad andare a potenziare quello che è il polpaccio. Sicuramente ieri tanto acido lattico sì, sicuramente è stato uno di quelli, come dicevamo prima, che ha giocato per tutti i 90 minuti, è stato l'unico che ha giocato tutte e tre le amichevoli, e poi credo che anche il dispendio energetico per adattarsi al nuovo ruolo, comunque un ruolo in cui si corre tanto, perché si corre per praticamente tutto il campo, bisogna fare la fase difensiva, bisogna fare la fase offensiva, quindi insomma il dispendio energetico c'è, e probabilmente per Gianluca Gaetano in questo momento si sente. Allora, nel frattempo i calciatori si sono spostati nella metà campo alla nostra sinistra, il nostro Gianni, intanto anche Caglion rientra negli spogliatoi, anche José María Callejón sta rientrando negli spogliatoi, Lorenzo Insigne si è seduto su un pallone, c'è Piotr Zilinski seduto invece a terra. Ecco, si comincia a lavorare con il pallone, leggeri passaggi e cambi di posizione, è questo quello che sta avvenendo in questo momento. Sì, esattamente così, gruppo diviso in due gruppi, mi piacciono i giochi di parole, li amo quasi. Gruppo diviso in due, da una parte e dall'altra la sinistra del vostro teleschermo, rimangono a parte, proprio come dicevamo prima, proprio Gianluca Gaetano, che continua gli esercizi sulla vasca di sabbia, ed Uberti Dasiak, che è sotto gli occhi vigili di Alessandro Nista, preparatore dei portieri. Alessandro Nista, che l'ha seguito davvero tanto in questi giorni, è stato un vero e proprio mentore per il portiere classe 2002 della Primavera Azzurra. E tanto in palestra c'è Arek Milik. Arek Milik, sì, è in palestra. Sì, anche Ancelotti, guarda, sì, accanto a lui. Adesso al colloquio con Carlo Ancelotti, chissà di cosa staranno discutendo i due. Beh, probabilmente anche del match di ieri. Guarda che seduto a terra, forse sta continuando però a lavorare, il nostro Gianni Orefice va a prendere subito il particolare di Arkadiusz Milik e di mister Carlo Ancelotti. Si intravede proprio davanti a loro anche Orestis Karnezis, che però sta lavorando, non è seduto davanti a loro, sta lavorando in palestra con esercizi. Sì, esattamente, Orestis Karnezis in palestra, la squadra lavora sul campo, ricordiamo allenamento aperto alle nostre telecamere, i calciatori in questo momento si stanno scambiando il pallone in una sorta di triangolo formato da dei cinesini poggiati sul terreno di gioco. Da una parte c'è
Davide Ancelotti a guardare, ad osservare uno dei due gruppi e dall'altro un membro dello staff tecnico che segue con attenzione l'altro gruppo formato, che dici Ciro, gli diciamo Kostas, sì, Manolas, Dries Mertens, vedo Nikola Maksimovic, vedo Vlad Kirikesh, vedo Mario Rui, vedo forse anche Lorenzo Insigne. Da quest'altra parte Lorenzo Insigne è lì seduto con Piotr Zielinski e sono davanti a noi. E allora quello è Else Diusai, hai ragione, c'ha anche i capelli anche biondi, i capelli quindi biondi, esatto. Doveva aiutarmi questo particolare. Da quest'altro lato invece ci sono Giovanni Di Lorenzo, Fauzi Gulam, Simone Verdi. Poi c'è Gennaro Tutino, c'è Lupetto e c'è Amin Younes. Nel frattempo Giuseppe Battoli mi chiede di salutare il piccolo Ludovico e io lo faccio con grande piacere. Ciao Ludo. Allora, mentre tornando invece a guardare il lavoro sul campo, ha finito di lavorare anche nella vasca di sabbia Gianluca Gaetano, che forse un po' stanco il calgione calciatore, questa seduta blanda di allenamento di questa mattina. Intanto Simone Verdi scambia con Gulam, ci sono passaggi ed incroci con cambi di posizione, cambia quindi l'esercizio. Nel frattempo in palestra continua a parlare con Arkadiusz Milik. Guarda Ancelotti, Simo, magari Gianni Odi fece pure riprendere di nuovo il dettaglio di Arkadiusz Milik e di Carlo Ancelotti, che parlano, ovviamente non so, possiamo dire di cosa, non lo sappiamo, è impossibile dire da qui di cosa stiano parlando. Adesso Ancelotti si allontana, i due hanno terminato, anche però Arkadiusz Milik batte le scarpe, probabilmente a breve tornerà sul terreno di gioco anche lui che ha svolto sta svolgendo in questo momento soltanto una seduta di allenamento in palestra. Vedete mister Carlo Ancelotti che passeggia sul campo per andare poi ad avvicinarsi agli altri che stanno lavorando. Adesso si avvicina anche a Lidasiak, probabilmente vediamo grazie al nostro Gianni Orefice, eccolo lì. Anche con Lidasiak diventerà un fenomeno, anche con Lidasiak sta parlando. Guarda che ti sei esposto molto, effettivamente sta facendo un ritiro incredibile questo giovane portiere. Un ritiro incredibile, poi guarda Ancelotti che palleggia, mister Carlo Ancelotti che prende palla e si mette a palleggiare. Guarda, gli spiega, gli sta mostrando proprio le cose basilari di come appunto andare a palleggiare, dicendo di prenderla proprio sul collo del piede, tra la punta e il collo. Guarda, adesso Lidasiak va al palleggio, guarda, eccolo lì, comincia il palleggio, forse anche un po' emozionato. Sì. Sfido qualsiasi 2002 ad immaginare un giorno di avere Alessandro Nista, che è uno dei migliori del nostro panorama italiano, e Carlo Ancelotti. Guarda Ancelotti, gli sta spiegando anche di non abbassarsi col corpo, ma di tenere il corpo dritto per andare appunto al palleggio, perché abbassando ovviamente il corpo diventa complicato poi gestire appunto il pallone. E adesso è Lidasiak che ci prova, eccolo lì nel palleggio. E beh, adesso ci sta anche riuscendo, guarda lì Simone, va al palleggio, non la fa cadere, adesso sì. Ecco Ancelotti che si sta allontanando anche da lui. Carlo Ancelotti è anche questo. Sono momenti belli, no? Questi qua. Sì, esattamente, Carlo Ancelotti è anche questo, come ti dicevo. Oltre a essere poi un grande allenatore, è un maestro a tutto tondo. Quindi, insomma, da quando è a Napoli abbiamo saputo che, anche dalle interviste ai vari calciatori, che è uno molto, molto meticoloso. Caro Michele Cervi, mi sa che di ridicolo qua ci sei soltanto tu, perché se hai visto bene hai notato che i commenti di quegli stupidi che stavano scrivendo fino a qualche minuto fa adesso non ci sono più, perché sono stati cacciati dalla nostra chat di YouTube. Quindi prima di dire certe cose bisogna prima comportarsi in maniera differente ed evitare di dare
colpe che non ci sono, soprattutto a noi che siamo qui a raccontarvi tutto quello che c'è da raccontare, lo stiamo facendo, speriamo, con professionalità da 20 giorni. Sì. Ma torniamo al campo, Simone, torniamo al campo, torniamo a mister Ancelotti, che si è spostato adesso ed è andato a vedere quello che è il lavoro che si sta facendo sul campo con questi due gruppi che continuano a scambiare il pallone e la posizione. Sì, esattamente, adesso c'è stato il fischio da parte del tecnico che ha stoppato l'esercizio, adesso vedremo se l'esercitazione riprenderà nello stesso modo, nella stessa maniera, oppure si cambierà tipologia. No, è ripresa così come è finita. Allora, l'esercizio è cambiato, guarda adesso. È un esercizio sulle triangolazioni. Triangolazioni, esatto. Dai la palla che ritorna al compagno dall'altro lato e si cambia posizione. Guarda, eccolo lì, adesso meglio che non lo guardiamo. Questo qui è stato di Luperto un passaggio un pochino fuori misura. Adesso Younes, Goulam incrocia con Tutino, poi Younes incrocia con Di Lorenzo, arriva Tutino e cambia dall'altro lato. E così sta accadendo anche nell'altro, appunto, lato sotto le panchine con mister Carlo Ancelotti che sta seguendo da vicino la seduta che, come detto, vi stiamo trasmettendo in diretta. Credo che quella di questo pomeriggio al momento non è arrivata comunicazione, non si può, ci dice Simone Scala, no, quindi non potremo riprendere la seduta del pomeriggio, anche perché oggi pomeriggio ci sarà conferenza stampa di mister Carlo Ancelotti. E quindi oggi è una bella giornata. Oggi è una lunga giornata oggi che non finirà mai. Questa giornata dura 36 ore. Non finirà mai questa giornata, perché questo pomeriggio poi avremo ancora dopo la seduta di allenamento del pomeriggio stessa anche la presentazione in serata con Decibel Bellini e la squadra che verrà presentata qui nella piazza Madonna della Pace. Possiamo dare con certezza, appunto, la notizia che non c'è Elmas, quindi quella di stamattina in un certo qual modo è notizia confermata proprio dalla seduta di allenamento, probabilmente ecco perché è stata spostata domani la conferenza stampa. Sì, esattamente, proprio così. Napoli ha cambiato programma in itinere, ha cambiato idea più di una volta, diciamolo. Anche questa mattina siamo stati sorpresi proprio da queste porte aperte alle nostre telecamere, a quelle dei nostri a colleghi. 5 minuti prima dell'allenamento. Eravamo lì sotto il sole, esatto. Diciamo, l'abbiamo esultato, esatto. Adesso siamo comodamente seduti all'ombra, al fresco di questa meravigliosa tribunetta sugli spalti di Carciati, insomma, quindi per noi non poteva esserci scelta migliore. Grazie a Dario Padula per il messaggio che ci ha scritto. Andrea Rinaldi ti chiede, Simone, se ci sono novità su James Rodriguez. Guarda, su James Rodriguez avevamo raccontato ieri di un Atletico Madrid sempre più vicino al calciatore. Questa mattina i vari quotidiani hanno invece io racconto quelle che sono le notizie, non racconto, sì. Insomma, non dico la verità, raccontiamo quello che è in nostro possesso. Sapete benissimo che è un interessamento dell'Atletico Madrid sempre più forte, col calciatore che potrebbe trasferirsi da un momento all'altro proprio sull'altra sponda della capitale spagnola e vestire poi la maglia dei Colchoneros. Questa mattina, però, bisogna dirlo, già nella serata di ieri, anzi, erano arrivate nuove notizie, perché Jorge Mendes, secondo quanto affermato dai colleghi di Sport Italia, ha offerto James Rodriguez al Milan. Al momento non sembrano esserci però delle vere e proprie conferme al riguardo. Questa mattina invece il Mattino parlava di un Real Madrid che ha comunicato di voler cedere proprio il calciatore colombiano. Si apre quindi uno spiraglio per il Napoli e parlava addirittura di un possibile blitz a Di Maro. Noi, a differenza di qualcun altro, rispettiamo le idee di tutti, certo. Rispettiamo quelle che sono le fonti di tutti i colleghi, che sono tutti oltre che colleghi, in tantissimi sono anche amici, quindi insomma sarebbe poi sbagliato andare a dire che Jorge Mendes non arriverà qui a Di Maro. Il ritiro durerà ancora 48 ore, quindi insomma Jorge Mendes, se vuole, può arrivare a Verona in aereo, quindi l'aeroporto, esatto, più vicino, quindi vedremo cosa accadrà. Allora Ciro Esposito ci chiede: ma gli esercizi chi li decide, Ancelotti o i preparatori? Ovviamente lo staff insieme ad Ancelotti. Io ti dico Ancelotti Junior.
insieme al suo staff. Sì, sì, è lui oggi, che però, li dirige. Oggi, caro Simone, è una giornata importante perché alle ore 12 parte la campagna abbonamenti del Napoli, campagna abbonamenti 2019-2020, One City, One Club, One Passion è lo slogan di questa stagione. I prezzi li ricordiamo: tribuna autorità 3.000 euro, tribuna Posillipo 999 euro, tribuna Nisida 749 euro, distinti 499 euro, 269 euro la curva, più ovviamente la prevendita. Simone, noi l'abbiamo detto già l'altra volta, ecco, prezzi del genere non sono un regalo, perché ovviamente non lo sono, però sono comunque tanta roba, consentono ovviamente alla società sportiva Calcio Napoli di quantomeno attirare verso lo stadio, sì, San Paolo tanti tifosi. Sono prezzi davvero importanti, sono prezzi davvero bassi, prezzi che si sono abbassati rispetto agli ultimi 9 anni, se non vado errato. Certo, i prezzi più bassi degli ultimi 9 anni. Esatto, lo diceva intanto Carnesis, si sposta sulla pista d'atletica insieme anche a Alex Meret, che sta uscendo adesso dalla palestra. Lo diceva Formisano, lead of operation del Napoli, nella conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti. Sì, ecco, esattamente, adesso non ci sono più alibi per i tifosi. Ecco, esatto, poi lo stadio San Paolo è diventato un gioiellino, con potrebbe lavori. Migliorare ancora. Deve sicuramente ancora migliorare, però è decisamente rispetto meglio rispetto a prima, è sicuramente molto 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 meglio. Il colpo d'occhio è tutta un'altra cosa. Guarda, io ho avuto modo di vederlo per la cerimonia d'apertura delle Universiadi, prima di partire appunto per Di Maro Folgarida. Guarda, io e gli altri colleghi siamo rimasti davvero molto molto colpiti da quel colpo d'occhio. È vero che per le Universiadi è stato preparato proprio al meglio, giochi di tanto luce che non ci saranno. Lui che calcia verso la porta e mette palla in fondo al sacco. Eh sì, Mario Rui l'ha fatto più volte, è uno dei più attaccati al pallone. Allora, restando sulla campagna abbonamenti, credi che possa bastare quello che è stato fatto fino adesso? Intanto Costas Manolas entra negli spogliatoi, e se non va dato anche Goulam, traversa intanto colpita da Yusai. Dicevo, credi che la campagna abbonamenti possa scoppiare con questo mercato fatto dal Napoli, oppure credi che serva qualche altra cosa affinché appunto il Napoli possa vedere un impianto gremito di tifosi? Sì, serve qualche altra cosina. Serve qualche altra cosa. Tanto Goulam e Manolas lasciano il campo. Il Napoli ha un obiettivo, Alessandro Formisano non l'ha esplicitamente detto, ma l'obiettivo è migliorarsi, continuare a fare meglio. Io credo che l'obiettivo della campagna abbonamenti sarà, secondo me, sulle 30-40 mila tessere. In questo momento sappiamo benissimo, in questo momento storico del Napoli moderno, c'è una frattura netta tra la tifoseria e la dirigenza, e credo che questo possa essere poi, in fin dei conti, uno dei primi passi per andare a ricucire quella ferita che si è aperta appunto tra le parti. Sicuramente andare a risparmiare il 40% sull'acquisto dei biglietti singoli con l'abbonamento è sicuramente un bel passo in avanti, perché lo dicevi tu prima, negli ultimi 9 anni non si erano mai visti prezzi così. Quindi io mi permetto di aggiungere, in questo momento i tifosi del Napoli non hanno alibi, il San Paolo è migliorato, i prezzi si sono abbassati del 40%, prezzi più bassi degli ultimi 9 anni, non vedo perché i tifosi non debbano andare allo stadio. Ma lo stadio è migliorato, i prezzi si sono abbassati, ma questo Napoli invece è migliorato a tuo avviso? Allora, al di là di quanto ho visto in queste prime 3 uscite, questo Napoli mi sembra in palla, mi sembra un Napoli in forma, sono tutti bene o male molto vogliosi di dimostrarsi, di far bene. Mi viene in mente Mario Rui, arrivato qui con le valigie praticamente mai disfatte perché era già in partenza, invece con la sua voglia di fare, la sua voglia di mettersi in mostra agli ordini di Ancelotti, si è conquistato la riconferma in azzurro. Sono tanti i calciatori che hanno voglia di far bene, hanno voglia di avere un ruolo da protagonista. Mi viene in mente anche Amin Younes, che proprio ora sta lasciando il campo in compagnia di Dries Mertens. Sì. Dicevo, Amin Younes che nell'ultima stagione, diciamo, negli che ultimi... tutti stanno lasciando un po', sì, il campo, eccezione di Kirikesh, Meret, Carnesis e Tutino, stanno rientrando tutti negli spogliatoi.
dicevo a Mignones che secondo me si candida ad avere un ruolo da protagonista dopo le buone uscite del finale di stagione, quando praticamente è rientrato in forma, è rientrato da quel brutto infortunio che gli aveva praticamente distrutto la prima parte di carriera a Napoli, quindi insomma anche lui sarà poi fondamentale per i tatticismi di Ancelotti. Alle ore 12 ci sarà la Santa Messa del Cardinale Sepe, alle ore 16.30 ci sarà la conferenza stampa di mister Carlo Ancelotti. Sta per terminare il ritiro di Di Mauro Folgarida, ovviamente sabato la squadra lascerà il Trentino, volerà direttamente verso Edimburgo dove si giocherà domenica la gara contro il Liverpool. Ecco, dopo quanto visto nella gara di ieri, che gara ti aspetti poi contro il Liverpool? Sarà ovviamente altro stimolo, altra volontà, altra voglia di far bene. Guarda Ciro, le amichevoli estive sono sempre molto indicative, molto poco indicative, perdonami. Guarda, io mi auguro quantomeno che il Napoli non faccia la brutta figura fatta la scorsa estate, perché quei 5 gol incassati dal Liverpool i tifosi azzurri ancora li ricordano. Sì. Certo, se dovessimo attenerci solo alle indicazioni venute dalle 3 partitelle qui al campo di Carciato, il Napoli sarebbe messo davvero molto male, perché il Liverpool non è di certo la Cremonese o il Feralpisalo o il Benevento, con tutto il rispetto per queste. Però credo che il lavoro di Ancelotti poi possa dare i suoi frutti, possa far venire fuori altri stimoli, possa far venire fuori tutte le giocate provate in questi 20 giorni di allenamento. Quindi insomma mi aspetto certo una gara difficile, ma mi aspetto anche un Liverpool non in formissima. Allora, Simone Verdi si allena a calciare le punizioni, traversa colpita in questo momento, l'avete vista, magari con Gianni Orefice riusciamo a prendere il dettaglio dei calci di punizione che sta tirando Simone Verdi insieme a Gennaro Tutino. Dall'altro lato del campo vediamo Idasiak che continua il suo allenamento personalizzato con Nista, Meret che palleggia e Karnezis che invece sulla pista di atletica. Potrebbe essere forse un problema fisico per Orestis Karnezis. Guarda, in pratica comincia a lavoricchiare, sì. Dopo aver fatto soltanto palestra, guarda, un po' di surplus, poi va a prendere il pallone con in scioltezza, ecco, non è un allenamento forte, ecco, ovviamente è un allenamento invece il surplus quasi. Sì, tra l'altro è il primo allenamento fuori dalla palestra, perché finora l'avevamo visto soltanto appunto nel tendone adibito a palestra qui sulla pista d'atletica, e per la prima volta da quando è ritornato si sta allenando solamente sulla pista d'atletica, insomma prima uscita dall'uscio della tenda adibita a palestra. Intanto Gennaro Tutino e Simone Verdi continuano a calciare verso la porta, calciano calci di rigore, mentre Carlo Ancelotti si avvicina verso la nostra postazione. Anche Verdi e Tutino adesso lasciano il campo. Vediamo anche Nicola Maximovic parlottare con lo staff di mister Ancelotti. Ecco Verdi, ecco Tutino, si sta preparando ovviamente il tutto. Ancelotti si sta avvicinando sotto la nostra postazione, probabile che possa andare a firmare qualche autografo proprio sotto la nostra postazione, perché ovviamente noi non riusciamo ad inquadrare proprio perché è troppo sotto la nostra postazione, però restiamo magari sul dettaglio di Idasiak, il giovane portiere che con Alessandro Nista, il preparatore dei portieri, continua la propria seduta, il proprio lavoro. Gennaro Tutino sta tornando negli spogliatoi, sta rientrando Nicola Maximovic che parla con Davide Ancelotti. Pratica sul terreno c'è Meret, ma come se non ci fosse, perché giochicchia con il pallone con le mani. Sì. C'è Karnezis che continua questo lavoro blando sulla pista di atletica, c'è invece a lavorare soltanto Idasiak. Si cerca di ovviamente far crescere il più possibile questo giovane portiere. Allora, Emanuele Celiento dice che Elmas è a Roma per il passaporto, ma l'abbiamo già detto anche noi. Esattamente. Il Napoli, lo sapete, dovrà fare questa tournée in America
con la doppia amichevole contro il Barcellona l'8 e l'11 e si giocheranno queste due gare, la prima alle ore 23, ore ovviamente italiane, la seconda all'una di notte. Mamma mia, Simone, all'una di notte. Non oso pensare noi come ci organizzeremo. Non oso pensare chi sarà di turno. Madonna mia. Quella notte. Allora, vediamo un po'. Vediamo qualche messaggio. Leggiamo qualche messaggio. Mi sembra che domani pomeriggio ci sia la conferenza di Elmas, dice Fabio Ferraro. Togli il mi sembra, perché la conferenza c'è 100-100 alle ore 16:30. Ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Elmas. Ricordiamolo che sarà aiutato da un interprete, perché ancora non parla inglese. Anche quindi. Perché noi non parliamo il macedone. Esattamente. Quindi bisognava portare su Goran Pandev per... Chissà il Napoli dove l'ha preso un interprete. Esatto, dove l'ha trovato un interprete macedone. Chissà se il nostro Gianni Orefice parla macedone, non credo. No, ho i miei dubbi. Dice però annuisce, quindi può darsi che parla un questo po' di macedone. Questo sorrisino beffardo, guarda, ci dà le spalle, ci ignora. Idasiak continua a lavorare in questo momento con i piedi, quindi la sua è una crescita con i piedi. Guarda questo esercizio, il pallone passa tra due cinesini, lui lo stoppa a seguire all'esterno facendolo uscire dalla parte centrale e laterale degli altri due cinesini per accompagnare il pallone sull'esterno e poi andare al passaggio successivo. Ecco, ci si allena anche con i piedi, perché il portiere, l'evoluzione del portiere Simone Guadagno è un'evoluzione che vede appunto proprio giocare con i piedi. Serve tanto giocare con i piedi, perché Ancelotti consente anche di lavorare su un portiere che è costretto ad alzarsi molto, con una difesa alta, intanto Meret fa la foca nel frattempo. Ecco, il ruolo del portiere cambia, è un portiere versione 2.0. Sì, esattamente, non so se ricordi Pepe Reina quanto era fondamentale per il gioco del Napoli di Sarri, molto spesso forniva anche assist ai calciatori che poi andavano direttamente in rete dai suoi rilanci, quindi il ruolo del portiere si è cambiato. Adesso io non sono un esperto, non ho praticamente mai giocato a calcio. Non sei un portiere? Non sono nemmeno un portiere, ancora peggio di con le mani che coi piedi, quindi figurati. Però è evidente di quanto il portiere sia entrato nel vivo delle azioni, sia entrato nel vivo delle giocate dei calciatori partenopei, ma non solo, perché ormai sono tantissimi i portieri che sono, non a caso un portiere adesso, andare a prendere un portiere di caratura internazionale costa davvero tanto, i portieri costano tantissimo. Allora, vediamo ancora cosa sta accadendo sul terreno di gioco. Ci sono soltanto i tre portieri, c'è Idasiak che adesso sta bevendo un po', c'è Meret, ma c'è soprattutto Orestis Karnezis. Poi ricordo che alle 12 ci sarà la Santa Messa con il Cardinale Sepe, la classica appunto messa e benedizione che viene fatta qui a Di Maro nelle ultime ore del ritiro. Poi ancora ricordo l'appuntamento delle 16:30 con la conferenza stampa di mister Carlo Ancelotti. Ancora più tardi avremo modo alle 17:30 di ritrovarci per la seduta di allenamento pomeridiana con Manuel Guardasole e con Simone Scala, con quello che sarà anche la possibilità di trasmettere la conferenza di mister